Ciao a tutti! Ciao a tutti e benvenuti, benvenuto a me stesso. Benvenuto, benvenuto a te stesso. Daniele è un cantante, cantautore, è una persona bellissima soprattutto, e oggi siamo qui per un motivo speciale. Sabato. Sabato prossimo al Teatro President di Piacenza. Perfetto, cosa succederà? Facciamo un concerto proprio per festeggiare il compleanno. Insomma, c'è chi fa la torta, chi fa la... Sì. Io invece tutti gli anni organizzo un evento, perché per me il modo migliore è quello che mi fa stare meglio, no? Quindi quando ti dicono cosa vuoi fare il giorno del tuo compleanno, faccio qualcosa che mi fa stare bene. Io ho la fortuna di farlo anche quasi tutti gli altri giorni dell'anno, però per il mio compleanno faccio sempre qualcosa di particolare, quindi faremo proprio uno spettacolo strutturato appositamente per quella sera. Quindi, che meraviglia! Quindi se già live è qualcosa di unico, quella sera è ancora di più. Ancora di più. Daniele, vuoi dirmi allora che per quella sera tu hai predisposto una sorta di scaletta e quindi hai scelto accuratamente i brani proprio per celebrare questo momento speciale della tua vita? Sì, io non sono uno tanto da scalette. Ok. Nel senso che questa è una cosa proprio, che mi piace. Sì, molto. Non, nel senso che è una cosa per cui inizialmente anche la band, i ragazzi della band si preoccupano, poi adesso hanno imparato a conoscere proprio i gesti. Quando si dice le persone che sono sul palco con te devono diventare un po' una famiglia, no? Certo. E serve anche in questi casi, perché loro capiscono i cenni, no? E quindi sanno che farò quella canzone lì. Che spettacolo. Però ho inserito canzoni che era un po' che non facevamo. Per esempio? Non ti dico il titolo perché non la svelo, però la prima canzone, la canzone con cui apriremo il concerto, è un pezzo che già da diversi anni non è in scaletta dal vivo. Quindi apriamo un concerto con una... non una novità, non ma una novità, novità dal punto di vista di scaletta. E questo vuol dire che è un regalone per tutte le persone che verranno dal vivo a vedere. Sì, poi noi facciamo sempre un ingresso particolare in teatro, tutte le volte diverso. Ecco, questa è una cosa bella, è un rituale vostro. Sì, nel senso che una volta siamo entrati dall'ingresso, dalla platea, una volta esco io con il sipario chiuso, un'altra volta, insomma succede sempre qualcosa all'inizio, e anche quest'anno il rituale sarà rispettato, insomma, in maniera, ovviamente non lo svegliamo, sennò... Certo, se no roviniamo la sorpresa. La sorpresa. Senti un po', Daniele, io so che tu hai scritto canzoni per il mondo intero, mi riferisco a personaggi del calibro di Neck, personaggi come Mietta, poi a un certo punto nel 2010 hai deciso di dire, sai che c'è, adesso... mi metto in proprio, nel senso ci metto la faccia. Com'è stato quel momento? Cos'è che ti ha portato lì a dire da questo momento in avanti scrivo per me stesso? Guarda, in realtà io ho sempre cantato le mie canzoni. Io racconto sempre questo aneddoto che fa risultare la cosa come un po' un colpo di fortuna. Poi in realtà la fortuna c'entra un po' sempre. In realtà nei posti... poi bisogna trovarci, quindi le cose che accadono credo che siano un insieme tra fortuna e volontà, certo. E per non usare altri termini, farsi il mazzo, tra virgolette. Sono e... molto d'accordo. E quindi insomma un giorno ero in studio, ero con delle persone con cui lavoravo all'epoca, e mi hanno detto, ma c'è qualche pezzo nuovo, intanto che il fonico nel studio, per chi non fosse del mestiere, è diviso fra una sala, quello studio era diviso fra una sala di ripresa, cioè che è dove si va a registrare, una sala regia che è dove c'è il mixer, dove c'è, certo, il fonico, insomma. Certo. Quindi intanto che il fonico nella sala regia sistemava alcune cose, nella sala ripresa c'era un pianoforte a coda, io all'epoca ho detto sì, ho dei pezzi nuovi, ho suonato un pezzo, e la persona, all'epoca mio manager, mi disse, ma fermo, questo qua è un singolo nuovo, e di chi? Di Neck, l'ha chiamato al telefono, gli abbiamo fatto sentire, e da lì è partito il mio lavoro. Wow. Come... ma tu stavi improvvisando in quel momento? No, era un pezzo, era qualcosa, una cosa di nuovo, tua, sì, che sì. Però non avevi mai osato proporre dal vivo? Ah, in realtà io l'avrei cantata, nel senso, inizialmente l'avevo scritta per il mio progetto, certo, no? Ma forse avevo 19 anni, non credevo neanche che un
interprete famoso potesse prendere una mia canzone. Invece poi che da, lì, spettacolo. Da lì è partita una bella collaborazione, poi insieme abbiamo scritto Lascia che io sia, insomma, e poi insomma... Tutto quello che è arrivato. Sì. Senti un po', Daniele, io so che presenterai in anteprima la canzone Tremo, sì, per la prima volta dal vivo, e che hai scritto questa canzone e è attualmente in, tra virgolette, vendita, disponibile su iTunes per l'acquisto. Perché? Perché i fondi raccolti andranno ad Amatrice. Hai scritto questa canzone anche per la prossima edizione del Forma Mentis Innovation Award, che è quel concorso di idee che poi sfocia in questa festa dove tutti giubiliamo e vengono premiate le persone, i giovani che si sono distinti per la loro creatività. Com'è nata questa collaborazione tra te e Luigi? E come, che cosa ti ha spinto a dedicare questa canzone proprio ad Amatrice? Anche qua a raccontarla sembra che le cose avvengano tutte in maniera casuale. In realtà credo che siamo su un percorso, siamo su una strada e quindi ti capita di incontrarsi. Ci siamo incontrati, mi ha proposto Luigi Santapaga, patron del Forma Mentis Innovation Award, mi ha proposto questa cosa e io ho accettato subito. Io di solito non dico mai: è uscita una canzone, compratela, mi sembra una... In questo caso invece ve lo dico perché tutto il ricavato delle vendite dalle piattaforme digitali, dagli digital store, iTunes, insomma tutto quanto, verrà devoluto proprio alla causa, al progetto, alla ricostruzione. Wow. E i soldini arriveranno direttamente, senza filtri, e questa è una cosa anche molto importante. Quindi io di solito non faccio mai la pubblicità di "vi comprate", invece in questo caso lo facciamola. Scaricate. E concludiamo invitando tutti voi, perché questa puntata è una edizione straordinaria del Wavelet Show, quindi siateci il 26 di ottobre. Teatro Presidente di Piacenza, scaricate il treno, insomma un po' di impegni ci sono questa settimana. Perfetto, per quanto riguarda noi ci vediamo con Daniele in una puntata espressamente dedicata a lui come uomo, come autore, come così persona meravigliosa dal cuore grande ed estremamente creativa e interessante per noi. Ciao a tutti. Grande ispirazione.